Per il primo Zelda, Miyamoto si è ispirato ad uno dei primi e primitivi giochi di avventura della storia, Adventure, per Atari 2600. Esiste un prototipo del primo Zelda che al posto di essere dorato, come la cartuccia definitiva, è giallo. Un esemplare è stato venduto per ben $150,000 su eBay. In Link's Awakening possiamo ammirare un dipinto rappresentante un ippopotamo. Quest'ultimo venne censurato nella versione americana del gioco, dato che in quella giapponese era sottinteso che si trattasse di un nudo artistico. Eh sì, decisamente troppo per i ragazzini dell'epoca. Le gemme della gratitudine di Skyward Sword sono ispirate a delle caramelle realmente esistenti, chiamate Kompeito, molto famose in Giappone. Da bambino, Miyamoto amava avventurarsi nella campagna che circondava la sua casa e un giorno trovò una profonda caverna. Prese la sua lanterna e, armatosi di coraggio, decise di esplorarla. L'adrenalina e lo stupore di quel giorno lo spinsero a voler trasporre tali emozioni in un videogioco. Link è ispirato a Peter Pan. Negli anni 80 esistevano dei cereali chiamati Nintendo Cereal System e ogni confezione era divisa in due parti, una dedicata a Mario e una a Zelda. È possibile completare il 99% del primo Zelda senza mai prendere la spada. Non è tuttavia possibile finire il gioco, poiché Ganon può essere ferito solo dalle spade. Nella versione giapponese del primo Final Fantasy possiamo trovare la tomba di Link. Nella versione USA tale tomba appartiene invece ad Edric, l'eroe di Dragon Warrior. L'aspetto del mercante di Majora's Mask è ispirato alle fattezze di Miyamoto. Il tema musicale del Tempio del Fuoco di Ocarina of Time conteneva dei cori islamici che vennero poi rimossi. Le prime cartucce vendute all'epoca hanno infatti questa versione, con i canti che recitano «Non c'è altro Dio al di fuori di Allah» e «Allah è grande». In Twilight Princess, se accendiamo la lanterna all'interno del negozio di bombe, veniamo innaffiati dagli sprinkler antincendio. Il primo Zelda avrebbe dovuto avere una modalità che avrebbe permesso ai giocatori di creare e condividere dungeon personalizzati. Il primo cameo di Link è da cercare in Tetris per NES. L'irritante cartografo Tingle è molto famoso in Giappone, tanto da avere una serie di giochi a lui dedicata, tra cui una versione per DS del mitico Balloon Fight, storico titolo Nintendo. Il game creator Takashi Tezuka ha dichiarato che la storia semplice ma profonda di Link's Awakening è ispirata a Twin Peaks, famosa serie TV mystery andata in onda un paio d'anni prima del lancio del gioco. Il suono prodotto dai Chuchus di Wind Waker è in realtà l'audio velocizzato e mandato al contrario di due uomini giapponesi che litigano. Possiamo sentire uno dei due dire «Almeno io non sto diventando calvo» e l'altro ribattere «Guardandoti la gente penserà che sei un mostro». Malon della fattoria Lon Lon e suo padre indossano una spilla rappresentante Bowser. Miyamoto avrebbe voluto che Ocarina of Time fosse in prima persona, ma i suoi collaboratori lo dissuasero. Oggi è possibile giocarlo in first person su Oculus Rift e non è l'unico titolo della saga ad aver beneficiato della realtà virtuale. Nel 2007, poco prima di fallire, Image Studios propose alla Nintendo di produrre una serie basata su Zelda. Purtroppo il corto animato non convinse la grande N. In A Link Between Worlds, usare la bacchetta delle sabbie contro un Geldman lo farà emergere dal deserto e potremo ammirarlo mentre scappa vestito solo da uno speedo rosso. Esistono ben tre giochi rilasciati per una console non Nintendo, ovvero il Philips CD-i. Uno ha per protagonista Link, mentre negli altri due si vestono i panni di Zelda. Sono diventati famosi per la loro incredibile bruttezza e per l'assurdità delle sequenze animate, ma solo molti anni dopo la loro uscita. Grazie internet. This will make a great omelet. Here. Thanks. Durante lo sviluppo di A Link to the Past, Miyamoto voleva includere un party di protagonisti come quelli di Final Fantasy, un incrocio tra un elfo e un guerriero, una maga e una fatina. Lo storico tema musicale principale sarebbe dovuto essere Bolero, di Maurice Ravel, ma Miyamoto e compagni scoprirono all'ultimo minuto che tale composizione era ancora sotto copyright. Pare dunque che Koji Kondo, tuttora compositore per la serie, riuscì a scrivere il tema che oggi tutti conosciamo in un solo giorno. Epona, il cavallo di Link, deve il suo nome alla dea greca protettrice di cavalli, asini e muli. Lo sprite delle rupie è stato preso dal gioco arcade Clue Clue Land, uno dei porti disponibili al lancio del NES. All'inizio di Majora's Mask incontriamo un cespuglio Deku morto e deforme. Più tardi, il maggiordomo Deku ci dirà che gli ricordiamo suo figlio. Durante i titoli di coda possiamo vedere il maggiordomo piangere vicino al figlioletto. Scopriamo così che è quel piccolo Deku ad averci accompagnati per tutto il gioco. È suo, lo spirito racchiuso all'interno della maschera Deku. I giochi della saga cominciano sempre con Link che dorme o che è stato tramortito, ad eccezione di Zelda 1 e 2. Anche se i viaggi nel tempo sono stati introdotti solo a partire da Ocarina of Time, tale concept è nato assieme alla serie. Non a caso la traduzione di Link è collegamento, in riferimento al fatto che si sarebbe dovuto trattare di un eroe che collega due mondi, il passato e il futuro. In questa prima bozza, la Triforce sarebbe dovuta essere in realtà composta da chip elettronici. Vediamo Link per la prima volta in versione 3D nel minigioco Cranky's Video Game Heroes di Donkey Kong Country. In Link's Awakening, quando Link colpisce un cucco, Marin lo sgrida. Se insistiamo però, Marin cambierà improvvisamente atteggiamento ed anzi incoraggerà Link a continuare a picchiarlo. Questo è un tratto tipico degli psicopatici. La Triforce è ispirata alle
l'emblema del clan Hojo, una famiglia giapponese molto potente durante il XIV secolo. Esso è chiamato Le Tre Scaglie di Drago. Nel primo titolo della saga, se useremo Zelda come nome per il nostro personaggio, accederemo direttamente alla seconda quest, di norma sbloccabile solo dopo aver finito il gioco. Si tratta, tra l'altro, del primo videogame con una quest non solo più difficile, ma anche molto diversa rispetto al gioco base. Fu inserita dagli sviluppatori quando scoprirono di aver riempito solo metà dello spazio disponibile su cartuccia. L'ambientazione di A Link to the Past sarebbe dovuto essere un futuro ipertecnologico, così come confermato da alcuni concept art di Zelda. Octorok è l'unico nemico ad apparire in tutti i giochi, fatta eccezione per Twilight Princess. Se mettiamo Talon e Ingo vicini, possiamo accorgerci del fatto che sono ispirati a Mario e Luigi. Nel Tempio dell'Acqua di Ocarina of Time è possibile trovare uno squalo imprigionato. Forse è un riferimento al disprezzo che Nintendo prova nei confronti delle periferiche per cheating, come il Game Shark. Nel libretto del primo Zelda c'è scritto che i Pulse Voice hanno un punto debole: odiano i rumori forti. Nella versione per Famicom, il NES giapponese, è infatti possibile ucciderli urlando nel secondo controller, dato che quest'ultimo è dotato di un microfono. Ocarina of Time usa l'engine di Mario 64 e con quest'ultimo avrebbe dovuto condividere anche la struttura di gioco, ovvero dipinti da attraversare per passare da una zona all'altra e il castello di Ganon come hub principale al posto del castello di Peach. I due giochi furono creati nello stesso periodo e il team di sviluppo discusse la destinazione di alcuni elementi. Pare ad esempio che sia stato valutato l'inserimento di Epona in Mario 64. Esatto, Mario avrebbe potuto avere un cavallo, lasciando così appiedato il nostro Link. In Link's Awakening c'è una capra di nome Christine che finge di essere la principessa Peach. Possiamo scoprirlo quando ci chiede di consegnare per lei una lettera d'amore. Al suo interno c'è una foto della principessa alla quale è stata apposta la firma Christine. Kepora Gebora, il gufo che aiuta Link in Ocarina e Majora, è in realtà Rauru, uno dei sette saggi leggendari che proteggono la Triforce. Usando un action replay è possibile far apparire la navicella di Star Fox, Larwing, in Ocarina of Time. Essa attaccherà Link furiosamente. Il primo Zelda ha alcuni elementi cristiani al suo interno. Ad esempio, il libro di magia è chiamato Bibbia nella versione giapponese. Nella schermata di Game Over di Zelda 2 c'è l'ombra di Ganon e si sente la sua risata. Si tratta di una versione leggermente modificata della risata di Soda Popinski, uno dei pugili avversari nel mitico Punch-Out. Il vestito indossato da Kenny nel gioco South Park, il bastone della verità, è un tributo alla principessa Zelda. Nel gioco è possibile trovare anche il vestito di Link e una spada simile alla Master Sword. Wind Waker! Link's Awakening è in realtà il successore spirituale del gioco The Frog for Whom the Bell Tolls, ovvero la rana per la quale la campana suona, esclusiva giapponese dalla quale sono state prese molte delle meccaniche di gioco e diversi personaggi. In Majora's Mask c'è uno spezzone non utilizzato per il gioco finale, nel quale possiamo vedere la fatina radiosa allenare Link, al posto di donargli magicamente nuove abilità. Nel primo Zelda, la forma di ogni dungeon è legata al nome del dungeon stesso. Gli esempi più evidenti sono Moon e Eagle, che hanno rispettivamente la forma di una luna e di un falco. In Skyward Sword c'è una zona segreta vicino alla statua della dea, ed è piena di prociatti con i quali interagire. La schermata abbagliante che appare al Game Over di Zelda 2 è stata modificata nella versione per Game Boy Advance, perché causava attacchi epilettici. In Ocarina si può usare una bottiglia vuota per rimbalzare gli attacchi di Ganondorf, ed è molto più efficace della spada. In A Link to the Past, invece, è possibile usare il retino per farfalle per rimandare al mittente i colpi di Aghanim. In Link's Awakening è possibile rubare l'oggetto più costoso del gioco, ovvero un arco da 980 rupie, da sotto il naso del mercante. Da quel momento in poi, il nome del nostro personaggio cambierà in Thief, ovvero ladro. Tornare dentro al negozio significa morte certa, dato che, per vendicarsi, il mercante ci attaccherà con un raggio letale. Così come c'è una DS Island in Phantom Hourglass, ci sarebbe dovuta essere un'isola a forma di GameCube in Wind Waker. In Ocarina, la battaglia finale con Ganon sarebbe dovuta essere simile ad un combattimento di Shadow of the Colossus, con Link intento a scalare Ganon. In Majora's Mask, quando il ladro Sakon tenta di rubare la borsa con le bombe dall'anziana negoziante, possiamo colpire il sacco con una freccia o con l'arpione. Questo farà esplodere l'area furtiva, che annienterà il malvivente senza lasciarne alcuna traccia. Nell'intera saga, il ladro Sakon è l'unico non nemico che possiamo uccidere. Uno dei tanti messaggi criptici del vecchio nella grotta ci informa che il decimo nemico ha una bomba. Il messaggio di per sé è incomprensibile, ma si riferisce al fatto che, dopo aver ucciso 9 nemici senza subire danno, se ne uccideremo un decimo usando una bomba, quest'ultimo ne lascerà cadere una. In Ocarina e Majora è possibile riparare i cartelli che abbiamo affettato con la nostra spada suonando le canzoni Lullaby o Healing. In Link's Awakening una delle quest è recuperare il bikini di una sirena. La solita censura sostituì il bikini con una collana. Il settimo dungeon di Twilight Princess, City in the Sky, è ispirato al quadro Another World di Escher. In A Link to the Past, lo zio di Link dice le parole Zelda is your, ovvero Zelda è tua,
appena prima di morire, non riuscendo a terminare la frase. Questo ha generato una delle leggende metropolitane più famose della saga, ovvero che Link e Zelda in realtà sarebbero fratelli, dato che i fan si sono convinti che la frase per intero sarebbe dovuta essere Zelda e tua sorella. Miyamoto disse alla rivista a tema videoludico Famitsu che in Majora's Mask avremmo potuto pescare il leggendario pesce Jabu Jabu. Catturarlo avrebbe innescato alcuni eventi bizzarri. La luna avrebbe smesso di cadere e sarebbero piovute rupie dal cielo. È possibile catturare una versione di quel pesce, di nome Chapu Chapu, solo nella versione remake. Ma ciò non fa accadere nulla di spettacolare. Ocarina of Time avrebbe dovuto avere elementi di dating sim. È per questo che molti dei personaggi chiave della trama sono donne. In Link's Awakening, uno dei nemici è ispirato a Kirby e si chiama semplicemente Anti-Kirby. Zelda deve il suo nome a Zelda Sayre, la moglie dello scrittore Francis Scott Fitzgerald, autore del famoso romanzo Il Grande Gatsby. Navi, l'aiutante di Link, è stata votata come la compagna più irritante della storia dei videogiochi. L'idea originale di Miyamoto dietro a... L'idea originale di Miyamoto dietro a Link's Crossbow Training era quella di realizzare un gioco in stile Terminator nel quale Link veniva trasportato nel futuro. In questo modo Link avrebbe potuto usare pistole e altre armi senza che sembrasse fuori luogo. Il resto del team di sviluppo però non fu d'accordo. Nella versione americana di Triforce Heroes, uno dei libri antichi contiene la frase "So ancient, such ruin", in riferimento alla Dodge Meme. Ricordate la frase "I am Error" di Zelda 2? Error in realtà è il nome del personaggio che la dice, e possiamo anche incontrarne un altro di nome Bagu. Errore e bug sono ovviamente una battuta sui vari difetti di programmazione. Prima dell'uscita nel 2011 della guida ufficiale sulla storia della saga di Legend of Zelda, chiamata Hyrule Historia, c'era un grande dibattito tra i fan per raccapezzarsi nella timeline più complicata del mondo dei videogiochi. Ci sono voluti quasi 30 anni, ma è stata finalmente fatta chiarezza. L'avventura di Link comincia con Skyward Sword, e il punto chiave che ci ha confusi per tutto questo tempo è che, con Ocarina of Time, la linea temporale si divide in tre. Alla fine di Ocarina, infatti, Zelda ci manda indietro nel tempo ed è proprio questo evento a creare la diramazione. Esistono quindi una realtà in cui Link è stato sconfitto da Ganon, chiamata il declino di Hyrule, una realtà in cui Link non è tornato indietro e infine la realtà in cui è tornato indietro nel tempo. Curiosamente, il primissimo Legend of Zelda è uno degli ultimi in ordine cronologico e fa parte del filone narrativo dell'epoca buia, in cui Ganon si è impossessato della Triforce e regna su Hyrule. The Hero's Shade in Twilight Princess è in realtà il Link di Ocarina of Time. È l'unica occasione, tra l'altro, in cui due Link appartenenti a due differenti linee temporali si incontrano. Nei file di Majora's Mask è possibile trovare una maschera che è stata esclusa dal gioco. In teoria sarebbe dovuta essere indossata da Skull Kid. Si tratta di una maschera bizzarra che assomiglia a Link. Non mi sorprende che questa serie sia terreno fertile per i creepypasta. Uno dei nemici realizzati, ma non utilizzati, per Twilight Princess è l'inquietante Matter Giant, un gigante senza volto che indossa una divisa carceraria. Le tre statue della dea in Wind Waker sono un tributo al gioco Pikmin. La statua di Dean ha il naso a punta, Faraore ha grandi orecchie da elfo e Naryu una bocca. Sono rispettivamente un tributo ai Pikmin rosso, giallo e blu. In Link to the Past c'è una stanza segreta creata da un fan vincitore di un contest indetto dalla celebre rivista Nintendo Power. È possibile accedervi solo sfruttando dei glitch e all'interno ci sono 45 rupie e una placca che recita "Il mio nome è Chris e questa è la mia stanza top secret, che resti fra noi, ok?" Robin Williams era un grande fan della Nintendo e chiamò sua figlia Zelda. Come tutti sappiamo, Link non è un grande chiacchierone, ma parla per la prima volta in Zelda 2. E la prima occasione nella quale possiamo sentire la sua voce è in Wind Waker, quando esclama "Come on!" Avere un salvataggio di Twilight Princess sulla propria console permette di ottenere l'emblema per la navicella di Samus in Metroid Prime 3. Durante il giorno 3, alla fattoria Romani, è possibile avviare una conversazione in cui la piccola Romani ci racconta allegra che è finalmente giunta la notte in cui potrà bere il pregiato vino Chateau prodotto dalla sua famiglia. La sorella Cremia ci conferma che sì, la piccina è finalmente passata all'età adulta. Le ultime amare parole che Cremia ci rivolge sono "Ci vediamo domani, ok?" A quanto pare, la sorella maggiore sa che la morte le coglierà l'indomani e per questa ragione ha pianificato di far ubriacare la sorellina così da concederle una morte serena. Link ha un cameo in Super Mario RPG. Sonnecchia in uno dei letti del Rosetown Inn. Nella beta del primo Zelda, Link cominciava l'avventura già provvisto di spada. I game testers, però, si lamentarono con Miyamoto ritenendo il gioco troppo criptico. Quest'ultimo pensò bene di togliere la spada così da forzare ulteriormente i giocatori ad esplorare e riflettere sin dall'inizio. Voleva altresì incoraggiarci a discutere e a condividere i tanti segreti del videogioco. La storia di Zelda's Adventure
per CDI, non è ambientata ad Hyrule, ma nel regno di Tolemac. Tolemac è Camelot scritto al rovescio. Il giorno del rilascio del trailer di Breath of the Wild, lo sviluppatore Aonuma ha affermato: nessuno ha detto che il personaggio mostrato sia Link. Questo ha scatenato una pioggia di teorie e speculazioni, secondo le quali si trattava di una ragazza che idolatrava Link o di un eroe che ne prendeva il posto. Il giorno dopo, però, Aonuma ha ammesso che si trattava di uno scherzo e che il protagonista presentato il giorno prima era Link. Gli alieni che attaccano la fattoria romani durante la prima notte sono basati sul Flatwood Monster, mostro estremamente famoso negli anni 50 e 60. Nella versione tedesca di Link's Awakening, le frasi pronunciate dai nemici gommolo sono state modificate così da diventare molto più allusive. Mai senza preservativo o dammi il tuo succo e ti darò il mio. Esiste un cartone animato anni 80 ispirato al primo capitolo della saga, che in Italia è arrivato con il nome di Un regno incantato per Zelda. In America è un'icona trash a causa della sua scarsa qualità e per l'irritante tormentone Excuse me, princess. Qui da noi Link è doppiato da Diego Sabre, voce tra gli altri di Yamko e lo chef Gordon Ramsay. Mettendo in fila 5 delle mappe dei dungeon della seconda quest del primo gioco, potremo leggere la scritta Zelda. Negli anni 90 era possibile collegare il Super Famicom, lo SNES giapponese, ad un modem satellitare, il Satellaview. Grazie ad esso fu possibile giocare in streaming, o in altre parole, in tempo reale, ad un remake a 16 bit del primo Legend of Zelda e ad altri 3 capitoli della saga in esclusiva per Satellaview. Questi 4 giochi, all'epoca appunto trasmessi direttamente nelle case dei giocatori via satellite, non sono mai stati rilasciati in altra maniera. E, considerata la natura live dell'esperienza di gioco, nonostante sia possibile reperire le ROM, sono per ora relegati all'oblio della storia dei videogiochi. In origine il primo Zelda si sarebbe dovuto chiamare Adventure Mario e immagino sappiate chi sarebbe dovuto essere il protagonista. Divina l'indovina, la veggente in Twilight Princess pronuncia delle strane parole quando tenta di prevedere il futuro, ma se capovolgiamo le sue frasi possiamo leggere: aspetta, ci mette un po' a caricare e che cavolo sto dicendo? In Majora, se parliamo con Keaton indossando la sua maschera, questi ci farà alcune domande. Ad ogni risposta corretta, sentiremo il suono del mettere in pausa del mitico gioco Excite Bike per NES. In Link to the Past, il pesce gatto che dona a Link il medaglione del terremoto è basato sul folklore giapponese del XVIII secolo. Namazu è un pesce gatto che, agitando il suo corpo, porta caos e distruzione sulla terra. Se in Ocarina colpiamo con un seme una delle vetrate del castello di Hyrule, appare una guardia che ci sgrida e ci lancia una bomba. In Skyward Sword, dopo aver completato la quest di Ranel, se parliamo due volte con Dragoron, quest'ultimo ci rivelerà di essere invidioso delle nostre scoperte. A causa di ciò, il gioco diventerà impossibile da completare, poiché gli eventi chiave della storia non potranno più essere innescati. La colpa è di un bug, o forse del malocchio di Dragoron. Uno dei dungeon del primo Zelda sembra una svastica. Si tratta in realtà di un manji, simbolo di buon auspicio nel buddismo. In Link's Awakening, se si equipaggiano allo stesso tempo bombe ed arco, premendo contemporaneamente i due tasti, sarà possibile scagliare una freccia con in cima una bomba. Non si sa se si tratti di un glitch o meno. Majora's Mask sarebbe dovuto essere un'espansione di Ocarina of Time, dal nome Zelda Gaiden, pensato per il Nintendo 64 DD, una periferica che permette al Nintendo 64 di leggere supporti il doppio più capienti delle classiche cartucce, simili a dei floppy disk. A causa delle scarsissime vendite del DD, il progetto prese un'altra strada. In origine si avrebbe potuto scegliere tra spada e boomerang, e il testo sarebbe dunque stato: It's dangerous to go alone, take the weapon of your choosing. In A Link to the Past c'è uno strano glitch che ci permette di attraversare alcuni muri. In questa maniera è possibile raggiungere la stanza finale e terminare così il gioco in soli 3 minuti. Zelda per NES è stato il primo gioco per console a permettere i salvataggi, grazie ad una batteria tampone applicata alla RAM della cartuccia. Miyamoto ha dichiarato che tra tutti gli Zelda creati fino ad oggi, Zelda 2 è quello che lo soddisfa di meno, e pensare che si tratta del mio Zelda preferito.